Ok, ragazzi, allora esaminiamo un pochino le altre due tipologie di turbine idrauliche che abbiamo appena introdotto. Come dicevamo, nel momento in cui le portate da smaltire crescono o si riducono i salti a disposizione, sono utilizzate le macchine a flusso radiale, macchine a reazione, come abbiamo visto da quella tabellina, con un grado di reazione crescente da 0,2, 0,3 fino a 0,5, 0,6, grado di reazione che appunto cresce mano a mano che sia richiesta la macchina di smaltire portate sempre più grandi, che abbiamo visto possono variare in un intervallo di portate abbastanza ampio, e evidentemente con esse poi, come potete vedere da queste figurine, cambia anche lo sviluppo del proprio della geometria delle barre rotoriche, che da puramente radiali diventano radiale assiale, insomma, quindi facendo fare una rotazione è una sorta di salto vero e proprio al fluido nei condotti rotorici, e quindi questo appunto è quello che significa un grado di reazione più elevato. In generale una Francis, soprattutto quelle più classiche, prettamente radiali, si presentano in questo modo. Questa è la voluta, si chiama così, a chiocciola, inutile dire come mai questo nome, ma si chiama proprio così, che si dispone tutto intorno alla macchina, perché appunto, vedete, da questi elementi fanno, questa è la parte che arriva da monte, ok, e circonda in questo modo la macchina. E in particolare, vedete, distribuisce l'acqua al quello che si chiama distributore, lo statore, spesso nelle turbine idrauliche si chiama proprio distributore, che è comunque un condotto con una sua funzione, non è solo quella di distribuire l'acqua, quindi io continuerei a chiamarli condotti fissi, statorici, come preferite, perché sono comunque dei condotti acceleranti e quindi convergenti. Qui già dalla figura si intravede, lo vedremo meglio con il triangolo di velocità tra un attimo, ecco il quarto, ma questo è il condotto fisso a sezione decrescente. E dicevamo, questo è quindi è l'insieme dei condotti fissi che vedete vengono montati su questa sorta di anello. Tra un attimo chiariremo perché si sceglie questo tipo di montaggio, e qui al centro andrà posizionata una girante di questo tipo, ok? La girante andrà messa esattamente qui in mezzo, e quindi qui non è neanche nella figura, quindi questa è la voluta, alla parte più interna c'è questo distributore, qui al centro evidentemente andrà disposta, montata ad asse verticale questa girante, per esempio con questo tipo di forma. Questo è uno schemino, però abbiamo anche le foto, quindi questa è la voluta a chiocciola di cui parlavamo, questo è l'arrivo dal monte, ok?
ok? Gira tutto intorno, la sezione evidentemente si va riducendo da questa a quest'altra, perché chiaramente insomma la portata viene distribuita ai condotti fissi mano a mano, quindi è chiaro che la portata che circola in questa sezione è più piccola rispetto a quella che era entrata qua, e questa a sua volta sarà più piccola ancora qui, e poiché quindi le sezioni di attraversamento vengono adeguate mano a mano che la portata viene distribuita ai condotti fissi, viene adeguata evidentemente alla sezione di quella punta. E quindi qui troviamo l'immagine di queste pale statoriche montate su questo anello del tipo che abbiamo visto nella figura precedente, e qui vedete come viene inserito il rotore al centro dello statore. Ok. Qui vediamo un tipico esempio delle sezioni che ormai ci sono familiari, perché le abbiamo studiate sulle macchine, sulle turbine a vapore o a gas, però queste rappresentazioni ormai ci sono abbastanza familiari. Questi sono i condotti fissi e questo è il rotore, quindi sul quale troviamo rappresentati i due triangoli di velocità ingresso e uscita. Ok. Questo mi fa venire in mente a livello di tutta questa parte descrittiva che possiamo fare anche una piccola considerazione teorica, che in realtà ho trascurato di farci a suo tempo, e questa è l'occasione giusta. Abbiamo detto che queste Francis sono turbine a flusso radiale, quindi dove appunto il flusso avviene diciamo nella Francis classica, come nelle altre turbine che abbiamo studiato in precedenza, avviene in direzione del raggio della macchina. Però in direzione del raggio chiaramente c'è l'alternativa: se far entrare il fluido per esempio dal centro e farlo uscire dalla periferia, o viceversa. Non so se ricordate, ma un po' velocemente dicemmo che per le macchine motrici a flusso radiale evidentemente si preferisce il radiale nel senso di ingresso dalla periferia e uscita dal centro, e quindi le avevamo chiamate centripete. Quindi chiaramente stiamo parlando delle macchine a flusso radiale, okay? E per le motrici dicemmo si preferisce che siano centripete. Dicemmo anche che turbine radiali, insomma nei grossi impianti che abbiamo studiato finora, se ne vedono poche per questioni di portata e di rendimento. Abbiamo detto la maggior parte sono assiali, e quindi diciamo troviamo raramente questo. Vi dissi anche, ve la mostrai anche, un'applicazione tipica invece
macchina motrice, quindi di turbina radiale e quindi centripeta, è quella turbinetta, quella piccolissima turbina che normalmente si monta sullo scarico dei motori sovralimentati per azionare il compressore, quindi il gruppo di, il cosiddetto gruppo di sovralimentazione o turbocompressore, e vi ricordate, vi fece anche vedere, sono normalmente costituiti da due macchine radiali, una turbina radiale e quindi centripeta e un compressore anch'esso radiale, e appunto i compressori, quando non sono assiali, sono radiali, invece sono centrifughi. Vabbè, se sono operatrici, ok. Però poi non ci siamo soffermati più di tanto su questa cosa. Adesso questa immagine ci consente di chiarire questo aspetto. Se andiamo a riscrivere per un attimo l'espressione del lavoro, questa volta specifico nel senso classico, quindi per unità di massa di fluido elaborata dalla macchina, vi ricordate l'espressione di Eulero che abbiamo utilizzato spesso, anziché quella con le componenti C con 1 o C con 2 U, vi ricordate? L'altra espressione, quella con le tre frazioni, con i contributi, pure abbiamo detto, l'abbiamo utilizzata diverse volte perché ci è stata utile in diverse occasioni, e l'abbiamo scritta così. Poi l'abbiamo particolarizzata più volte, non so, per le macchine a flusso assiale questo termine non scompariva, evidentemente a flusso assiale U con 1 uguale a U con 2. Per le macchine ad azione scompariva quest'altro termine qui, perché non c'era accelerazione relativa del rotore a seguito dell'espansione che si completava nello statore, e tutte queste cose le abbiamo dette, non è che dobbiamo. Nel caso in cui compaiono tutti e tre questi termini, e quindi proprio quello di cui parliamo, una macchina radiale a reazione, evidentemente ci sono tutti e tre questi contributi, e si vede, se concentriamo l'attenzione su questo termine sarà positivo se U con 1 è maggiore di U con 2, è la scoperta, ok? Il che significa, vi ricordo che U con 1 è R con 1 per omega, e U con 2 è R con 2 per la stessa omega, ok? Quindi il problema è che U con 1 sarà maggiore di U con 2 se se l'ingresso appunto avviene al raggio R con 1 maggiore, cioè sul bordo, sulla periferia, e quindi dalla periferia verso il centro. In questo modo questo termine è positivo. Questo che cosa significa? Vi ricordo sempre che il lavoro, i kilojoule per chilogrammo che vengono fuori, vi ricordate quante volte vi ho detto queste stesse, vengono fuori tanti kilojoule per chilogrammo in funzione del, se fosse una turbina a gas o a vapore, diremmo del delta H, no? Che assegniamo allo stadio, ok? Guardate quante volte abbiamo fatto questo, questo disegnino, dal delta H, ovvero dal rapporto di espansione fra P con 0 e P con 2 che assegniamo allo stadio, no? E abbiamo detto, questa ci dice in che modo, la modalità in cui avviene il trasferimento, ma quanti kilojoule dipende dalla scelta, dal valore della pressione che abbiamo in ingresso e di quella che abbiamo all'uscita, quindi delle temperature, e quindi del delta H che abbiamo a disposizione dello stadio.
qui non parliamo del tank, insomma parleremo del, del salto di queste forme di energia cinetica e di pressione che mettiamo a disposizione del rotore, ma comunque diciamo in ogni caso quindi imposto quel salto il lavoro che viene fuori è lo stesso. Tanto se questo termine è negativo, tanto se questo termine, quanto se questo termine è positivo. La differenza dove sta? È che chiaramente se questo fosse un termine sottrattivo, questi due dovrebbero compensare questa riduzione diventando più grandi ognuno, ok? Il che significa appunto che dimentichiamoci appunto adesso finalmente dell'ipotesi del flusso ideale e immaginiamocelo, facciamo facilmente le condizioni di flusso reale e quindi in presenza di perdite, le quali perdite crescono evidentemente e in maniera parabolica appunto col quadrato sia delle velocità assolute sia delle velocità relative. Quindi questo che cosa significa? Significa che per un assegnato valore del lavoro che riusciamo ad ottenere da quella macchina, quel kilojoule, quelli li otteniamo, se questo termine fosse negativo e questi due più grandi, noi otterremmo sì quel lavoro, ma con delle perdite più grandi. Se viceversa, diciamo, possiamo sfruttare anche questo contributo, questi due termini diventano più piccoli, le perdite diminuiscono, il rendimento della macchina cresce. E quindi questo è il motivo per cui in generale, praticamente sempre, le macchine motrici che appunto hanno questi contributi si fanno centripete. Nelle macchine operatrici, dove questi come segno sarebbero tutti negativi, per indicare appunto che è un lavoro che stiamo spendendo noi per forniamo al fluido, per lo stesso motivo, per bilanciare meglio il contributo di tutti e tre questi termini, nelle macchine operatrici che volessimo fare a flusso radiale ci conviene farle centrifughe, cioè all'opposto di queste, con l'ingresso qui dal centro, quindi questo sarebbe il mio R1 ed R2 sarebbe il raggio massimo, quello all'uscita. E quindi ecco perché le turbine radiali come le Francis, che sono l'esempio di macchina motrice radiale più diffuso, perché come vi ho detto qualche minuto fa, turbine a gas o a vapore radiali se ne vedono poche, pochissime, e quindi l'esempio di motrice radiale più diffusa è proprio questa idraulica, cioè la turbina Francis, che è sicuramente una macchina centripeta, mentre come vedremo da domani, rilanciamo già da domani che cominceremo a parlare in maniera specifica di macchine operatrici, cioè di pompe e di compressori specificamente, come vedremo, se la pompa o il compressore, a seconda se il fluido è un liquido o un gas, un aeriforme, che come vedremo, a differenza delle motrici, sono molto diffuse anche nella configurazione radiale, pompe e compressori radiali, anche a livello di termine, raramente sentirete parlare di un compressore radiale, di una pompa radiale, sentirete sempre parlare di un compressore centrifugo direttamente o di una pompa centrifuga, per il motivo che abbiamo appena detto, e da domani fisseremo bene l'attenzione su queste importanti categorie di macchine operatrici. Ok? D'accordo?
Va bene, ci tenevo appunto, avendo questa immagine a disposizione, questa è una cosa che forse avremmo potuto dire pure qualche settimana fa, quando studiavamo i triangoli di velocità e l'equazione di Eulero, però noi ci siamo concentrati principalmente abbiamo fatto un po' di esempi sulle macchine assiali, e adesso grazie alle turbine idrauliche abbiamo davanti agli occhi questo esempio di macchina radiale, e quindi è proprio il momento adatto per richiamare questo concetto abbastanza importante, perché uno dice ma perché i compressori o le pompe sono sempre centrifughe e invece le turbine sono sempre centrifughe. Questo. Ok. Vediamo se riusciamo. Domani mattina completeremo, abbiamo messo un pochino di tempo in più, però ce la caviamo con poco. Vediamo di andare un altro po' avanti, però. Dai triangoli quindi vediamo quindi questo che abbiamo appena detto, che è un flusso radiale di questa macchina motrice è evidentemente centripeta, okay? E notate anche che anche i condotti rotorici sono convergenti, questo appunto perché a differenza dello stadio d'azione devono sfruttare ancora l'espansione del fluido all'interno del rotore, a cui seguirà un'accelerazione del vettore velocità del modulo un'accelerazione della velocità un'accelerazione del fluido, quindi un incremento della velocità relativa, e quindi W con 2 sarà maggiore in modulo di W con 1, e quindi questo implica, in base alle considerazioni che abbiamo fatto numerose volte, che il condotto debba essere convergente. Ok, questo più o meno era. Cose un po' più interessanti ancora da aggiungere sarebbero una veloce, poi torniamo cioè come appunto come vi dicevo abbiamo visto la tabellina qualche po' di tempo fa, che al crescere del, quindi vedete queste sono tutte Francis, e quindi numero di giri specifico che abbiamo definito poco fa crescente e anche di parecchio in proporzione, se vedete in percentuale cresce notevolmente, e vedete anche il grado di reazione che è il minimo intorno a 0,25-0,30 e può arrivare anche a 0,60 al crescere sostanzialmente. Il fatto che crescano che cresca MS significa sostanzialmente che sta crescendo la portata che abbiamo a disposizione. Per favorire questa crescita della portata, insomma, si va a modificare anche la forma, vedete, della pala radiale, che da puramente radiale, vedete, tende a diventare radiale assiale, ok? Quindi c'è questo primo tratto radiale e poi tende sempre più verso l'asse della macchina, quindi con una deviazione notevole per il fluido, a cui evidentemente corrisponde appunto, se qui R vale 0,2, appunto R0,6, la configurazione competente sarà quest'altra. E questa era la cosa più veloce. L'altra cosa interessante, un po' più che merita attenzione, è quella ancora una volta sulla regolazione della potenza, e che regolazione della potenza che significa dire regolazione ancora una volta della portata.
questa regolazione della portata ancora una volta viene effettuata intervenendo sulle pale statoriche. Vi ricordate, ve l'ho detto, poi vedremo perché appunto sono montate su questo anello tutte le pale statoriche. La funzione di quell'anello è che, e qui ne troviamo un po' questo, vedete, queste pale sono imbullonate con una sorta di cerniera disposta in maniera più o meno simmetrica sulla pala stessa. Questo perché appunto sono tutte collegate quindi da questo anello centrale fra di loro, in modo tale che se si ruota questo grosso anello che congiunge tutte queste pale, si può variare l'angolo di calettamento di tutte le pale, chiaramente simultaneamente, rispetto alla periferia del distributore, dello statore. L'immagine più o meno che possiamo guardare è questa, cioè quando abbiamo bisogno della massima portata, quindi in posizione aperto, vedete, l'anello dispone le pale, questo è sempre lo statore, sono le pale statoriche, in questo modo, e dopodiché queste pale si possono, l'angolo si può variare in modo tale che la sezione lasciata libera al fluido vada a diminuire sempre più fino a chiudere quasi completamente, come potete vedere con uno tratteggiato, nella posizione di chiusura quasi totale le sezioni del flusso. E qui appunto si vedono queste pale montate su questo anello distributore, anch'esso brevettato da un signore che si chiamava Fink, F-I-N-K, che appunto ruotando faceva in modo, fa in modo questo anello, fa in modo di variare la sezione ristretta lasciata al passaggio dell'acqua che poi andrà sulle pale. Quello che succede è quindi in questo modo la portata può essere regolata in maniera abbastanza sempre graduale, sempre lentamente, quindi sempre escludendo quelle manovre di emergenza di cui abbiamo parlato prima, però in un campo abbastanza ampio. È chiaro che facendo in questo modo, siccome le pale del rotore, della girante, non vengono toccate, è chiaro che cambiano moltissimo le condizioni del flusso all'interno della girante, quindi sia all'ingresso sia all'uscita, se io andassi a vedere i triangoli di velocità, che come al solito ormai lo sapete bene, siete abituati a questa considerazione, triangolo della velocità che vengono, ingresso e uscita, vengono ottimizzati ma basandosi su un certo valore della portata, quale quello cosiddetto nominale o d'esercizio. Nel momento in cui ci troviamo in condizioni quindi di fuori non nominali, fuori off design, insomma non di progetto, chiaramente l'ottimizzazione fluidodinamica viene meno e quindi il rendimento della macchina altrettanto. Appunto, come vi dicevo, io posso a seconda in funzione di R, in funzione del grado di reazione, posso scegliere in funzione del grado di reazione, in funzione di 1, Q, che vi ricordo è sempre una omega per R,
Ok, quindi dove su omega abbiamo detto posso intervenire poco, posso appunto regolarmi per quanto riguarda R in modo tale che U su C con 1 rispetti un certo valore. Questo lo faccio ipotizzando la portata di progetto. Nel momento in cui io la vado a variare meccanicamente, non ci importa più di tanto, ma per esempio utilizzando queste macchine questo anello cosiddetto dovuto a Mr. Fink di cui abbiamo appena parlato, ok, quello che succede è che mi allontano da questo valore ottimale e il rendimento di palettatura del rotore in questo caso può diminuire e anche di parecchio, nel senso che si può dimezzare in condizioni di portata fortemente parzializzata. Il rendimento della palettatura rotorica, se valeva x, può diventare anche x mezzi, insomma, non, quindi con una variazione assai notevole. E qui troviamo l'esempio più che allo scarico, troviamo un altro, diciamo, effetto indesiderato, cioè se questo è il triangolo delle velocità all'ingresso del rotore in condizioni progetto, quando le portate diminuiscono, le portate, vi ricordo, sono proporzionali alle componenti assiali della velocità assoluta e quindi l'altezza del triangolo, vedete, varia notevolmente, ma varia anche l'angolo fra la velocità relativa, quindi l'incidenza fra la velocità relativa e la velocità periferica, che significa l'incidenza del fluido, del liquido in questo caso rispetto proprio alla pala, e quindi quando quest'angolo cresce l'incidenza aumenta e diciamo la sollecitazione sul rotore altrettanto va ad aumentare e si inducono anche delle perdite, appunto cosiddette per aumento dell'incidenza, che si aggiungono a tutte le altre di tipo fluido dinamico di cui abbiamo più volte parlato. Ok? Però diciamo normalmente che insomma nella Francis è sopportabile questa caduta di rendimento e non ci sono dispositivi che consentano di evitarlo. Questo ci fa immediatamente, diciamo, credo non aggiungere altro, insomma, con questa parte descrittiva abbiamo già descritto abbastanza su queste turbine radiali. E questa considerazione appunto su quello che succede quando variamo l'angolo di calettamento delle pale statoriche, e chiaramente non abbiamo nulla per non facciamo nulla nel rotore, nella girante, ci comporta appunto questi problemi che abbiamo appena enunciato, e quindi questo ci consente di agganciarci immediatamente a questa cosa che un po' vi avevo anche anticipato e che è una caratteristica delle turbine a flusso assiale, ok? O cosiddette adelica semplicemente dalla forma delle pale rotoriche che qui ben vedete, e le quali appunto sono turbine che si prestano, come potete vedere, vedete, rispetto a una Pelton, vedete la differenza di fondo, le pale diminuiscono molto di numero, di spessore, perché appunto stiamo parlando di macchine che vedono arrivare l'acqua con
velocità dell'ordine delle decine di metri al secondo anziché delle centinaia di metri al secondo e soprattutto in quantità maggiori di qualche ordine di grandezza, e quindi la pala diciamo diventa strutturalmente più sottile, deve però riuscire a fare spazio a queste portate consistenti, e questo diciamo è il principio comune a tutte queste macchine. Quindi laddove io ho a disposizione queste enormi portate, diciamo conviene il flusso lungo l'asse della macchina, e il rotore quindi avrà questa forma, in questo modo, con un numero limitato, 4, 5, 6 pale, quindi vedete com'è diverso il rotore di una macchina assiale rispetto a quello, vi ricordate quella fotografia azzurra con le pale azzurre della Pelton con i doppi cucchiai? È completamente un'altra macchina. Okay, però stavo riagganciando, poi ho guardato anche l'orologio, ci fermiamo qui, però diciamo ci possiamo riagganciare appunto. Questa tipologia, ripeto, è studiata apposta per sfruttare, quindi, come dicevo, queste grandi o enormi portate che a seconda dei casi magari la natura ci ha messo a disposizione. E quindi questo è il motivo per cui c'è la macchina a flusso assiale oppure ad elica. In questa categoria, ripeto, molto spesso, non è che sia obbligatorio, però molto spesso, proprio per come è fatta questa macchina, vedete, caratterizzata da questo che si chiama mozzo della girante, qui c'è anche la persona, quindi vi rendete conto un po' delle dimensioni relative, ok? E quindi vedete, caratterizzate da questo mozzo di notevole dimensione, che tanti anni fa le turbine a flusso assiale o ad elica esistevano per i motivi che vi ho detto, perché bisognava sfruttare enormi portate, e queste si prestavano meglio, per esempio, di una macchina radiale come la Francis. Però diciamo era solo quello il motivo. Però poi a un certo punto, date queste, questa geometria, queste dimensioni, Mr. Kaplan ebbe l'idea di dire: beh, visto e considerato che abbiamo questo mozzo così grande, perché non predisporre all'interno di questo mozzo, qui non lo vediamo qui dentro, però vediamo questo disco che sporge qui, perché non disponiamo di un meccanismo che ci consenta di variare l'angolo di incidenza delle pale rotoriche, così come appunto normalmente invece viene variato quello delle pale statoriche, solo quello delle pale statoriche, come abbiamo visto poco fa nelle Francis. Insomma, il distributore con l'anello Fink nella Francis, abbiamo detto, varia gli angoli dello statore, ma non tocca quelli della girante. Questo ci crea i problemi di cui abbiamo parlato poco fa. L'idea è: variamo anche quelli della girante in funzione della variazione degli angoli che hanno subito le pale statoriche, in modo tale da ripristinare condizioni diciamo quasi pari a quelle di progetto. Questa era l'idea di Kaplan, applicata quindi però non alla macchina radiale, non alla Francis, ma applicato alla macchina a flusso assiale o ad elica. Cioè l'idea è: nel momento in cui io devo regolare la potenza e quindi la portata, e quindi anche qui io vado a variare le sezioni di attraversamento dei condotti statorici che stanno qua, qui vedete questa traccia delle pale statoriche, quando le vado a stringere in modo da variarne le sezioni e quindi le portate,
per non avere quei problemi che abbiamo descritto poco fa, di caduta del rendimento sostanzialmente, di maggior carico per incidenza sulle pale rotoriche, disponendo appunto dei meccanismi all'interno del mozzo che vanno a regolare l'angolo di calentamento delle pale rotoriche, io lo posso adeguare alla variazione dell'angolo di calentamento delle pale statoriche, in modo tale da adeguare le condizioni di efflusso alle portate ridotte con le quali la macchina è costretta a lavorare. E in questa maniera, diciamo, voi osservate che se il costruttore vi fornisse una mappa del funzionamento di questa macchina, per mappa intendo dire prestazioni in funzione sostanzialmente della portata, voi vedete che il rendimento di questa turbina varia di pochissimo, non è proprio costante, ma diminuisce di molto poco al ridursi della portata, ed è un ottimo risultato questo. È detto perché oggi, insomma, se si deve fare una turbina idraulica ad elica, si sfrutta nel 99,9% dei casi, si sfrutta l'invenzione di Mr. Kaplan e la si fa con queste pale così. Ed ecco perché anche a livello di terminologia la turbina assiale è conosciuta col nome direttamente di turbina Kaplan, quasi come se fossero sinonimi. In realtà, diciamo, le differenze sono queste che abbiamo appena detto. Vabbè, questo è gentile, già sta qua, quindi ci fermiamo qui. Avete qualche